vita con la retrocessione, però con i consensi, con gli applausi della società, che ringraziamo tutti per quanto avete fatto e portato sino alla fine della stagione. Ma c'è qualcosa che vi verrà rimprovera alla squadra o si rimprovera dopo quanto si è criticato in questa stagione? Ma sicuramente quando c'è una retrocessione degli errori ci sono, principalmente sono io il responsabile, quindi è evidente che delle responsabilità ci sono mie. Credo anche che il percorso del Lecce sia stato molto veloce per arrivare in una categoria che è molto impegnativa. Credo che ognuno di noi dobbiamo fare tesoro degli errori, delle difficoltà di questa categoria. C'è grande unità di intenti, quindi ognuno di noi farà un esame, ognuno di noi capirà dove ha sbagliato, dove poter migliorare, perché poi se dovessimo un giorno ritornare in Serie A sicuramente saremo più preparati tutti quanti. Questo è uno scotto che chi fa doppio salto CBBA ha delle difficoltà un pochino più grandi nel capire la gestione, e quindi noi tutti quanti abbiamo fatto questo e ci sta qualche errore. Finisco. È evidente però che la squadra ha reso orgoglioso una città, un popolo, per come ha giocato su tutti i campi d'Italia, dentro e fuori, con grandissima qualità di gioco, di personalità. Poi gli errori ci sono, ma fanno parte della crescita. Delle volte l'abbiamo pagati a caro prezzo e delle volte non siamo riusciti ad approfittare della grandissima mole di gioco che abbiamo creato. Liderani è il futuro. Abbiamo capito che è finito da parte sua, insomma, un ciclo per adesso. Ma credo che comunque una parte di questo ciclo è finito. Su Liverani non ho questa certezza che sia finito, perché sono un po' una persona fuori dal coro io, anche se faccio questo mondo da 30 anni sono un po' diverso, e quindi sicuramente gli attestati di stima della gente per strada in questo periodo, di tanta gente che ho incontrato per strada ringraziandomi anche solo per poter lottare per questa categoria, a me tocca molto. La vicinanza della proprietà ancora di più, e quindi oggi prendere una decisione adesso con tutte queste emozioni è un pochino difficile. Siamo rimasti con la proprietà tutta, che domani mattina, dopo una notte serena, di levare le emozioni, avere una scelta ponderata, equilibrata e decisa, ci confronteremo domani mattina e vediamo quali sono le situazioni per prendere una decisione. Ma vedi, non mi piace, perché oggi è un problema. Io penso sempre a me, è stata una partita vera, bella, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo concesso qualcosa, perché poi chi deve vincere è così. E dall'altra parte credo che era già finita a fine primo tempo, quindi anche la nostra, il secondo tempo ha dato un'altra partita, perché rientrare sapendo che dall'altra parte sono 3-0, credo che il secondo tempo nostro non è da commentare. Il primo tempo abbiamo preso dei gol, abbiamo creato due gol, abbiamo avuto altre 4-5 occasioni clamorose. Noi abbiamo giocato come tutto l'anno. Dall'altra parte, sicuramente così rotondo dopo un tempo, probabilmente sono stati più bravi e quindi gli si fa i complimenti. Liverani, se rimane,
è perché hai stimoli per poter allenare, se no non rimane. La mia storia fin da giocatore a domani non è mai stato né una maglietta e né una panchina. Se rimango è perché credo che posso essere l'allenatore giusto di questa società, insieme alla società, insieme alla proprietà, e costruire, provare a costruire qualcosa. È evidente che la Serie B che andremo a fare come Lecce il prossimo anno non è la Serie B dell'anno scorso. Un conto è salire dalla C e fare la B, e un conto è scendere dalla B, dalla A e fare la B. Ci sono delle fondamenta che grazie a tutti noi abbiamo creato, cosa che prima evidentemente non c'erano. Sicuramente Cagliari e Genoa sono le due partite che ci hanno dato il colpo di grazia, dove meritavamo molto molto di più. Abbiamo perso una partita per un rimpallo palo portiere, dove non avevamo subito il secondo tempo nemmeno mezzo tiro in porta, e a Cagliari credo che siamo arrivati dentro l'arietta piccola con Saponara, a porta vuota con Barbagar, Mancosu. Purtroppo queste situazioni poi sono punti troppo importanti in quel momento in cui sta finendo, in quel momento quando le energie sono di meno. Cagliari e Genoa sono state quelle fondamentali per questa rincorsa. Stasera era evidente, tutti abbiamo cercato di creare qualcosa, ma era evidente il finale di questa partita. La salvezza purtroppo l'abbiamo persa tra Cagliari e Genoa. Grazie a voi.